Innovators Talks, dove si vive l'innovazione. Hai mai sognato anche tu, almeno una volta nella vita, di trovare il lavoro dei tuoi sogni? Magari pensi che sia un tema di fortuna, ma le persone di successo come te sanno che la fortuna te la crei. Oggi entreremo nel mondo delle dating professionale di alto livello per scoprire come si fa a trovare persone importanti per la propria organizzazione. Andremo a scoprire come si sta innovando e sta evolvendo questo mondo, perché l'innovazione parte sempre dalle persone. Lo facciamo qui dal MIP, la Business School del Politecnico di Milano, perché qui è dove si vive l'innovazione. Sono Antonella Moretto e con me c'è Joel Gallesi, Managing Director di Hunters Group. Benvenuta a Innovators Talks, Joel. Grazie Antonella e grazie a tutti gli ascoltatori. Joel, la tua società di dating si focalizza sui profili manageriali di alto livello e tra le vostre attività avete anche ricerca di personale per il mondo delle startup. Ci spieghi perché questo oggi non è più un ossimoro, una contraddizione in termini? Diciamo che spesso per le prime esperienze lavorative i giovani tendono a puntare alle grandi aziende. A nostro avviso in realtà potrebbe essere invece una buona idea quella di fare prima uno stage in una startup. In quanto se nelle grandi aziende il proprio ruolo può essere limitato perché sostanzialmente si è parte integrante di una grossa macchina già avviata, quello che è invece il vantaggio delle startup, soprattutto di quelle innovative, è il fatto di poter affrontare molti progetti a scadenza breve, a budget nullo, a volte addirittura risicato, in cui poi il go to market del prodotto deve essere subito rapido e anche efficace immediatamente. Diciamo che nelle startup ad oggi si tende a gettare le vere e proprie basi per la formazione di quello che poi noi chiamiamo lo smart manager, colui che quindi sa avere quell'approccio di leadership adattivo rispetto un po' al contesto che è tipico delle PMI. Tuttavia sono anche molto interessanti quelle che notiamo soprattutto negli ultimi anni, quindi esperienze di profili di grande seniority che una volta usciti poi per scelta aziendale propria o non da grosse aziende, scelgono invece la startup come un luogo ideale dove mettere a frutto degli anni di competenza. A volte questi profili tendono a lavorare con accordi a progetto, non solo con contratti tradizionali. Tipici sono gli esempi dell'innovation manager, quindi una delle figure ad oggi indubbiamente più ricercate. Questo è un po' il sinonimo del fatto che ad oggi startup non significhi necessariamente incertezza, anzi. Tu hai proprio parlato una delle figure più ricercate, perché una delle fortune che hai tu è di vedere il mercato del lavoro dal punto di vista di chi cerca, competenza appunto in primo luogo. Quali sono i profili di innovazione ad oggi più ricercati? Esattamente Antonella, il nostro è un osservatorio che possiamo definire privilegiato. Quello che notiamo soprattutto negli ultimi 5 anni, ma direi con un focus molto forte nell'ultimo anno e mezzo, è la ricerca spasmodica continua da parte delle aziende, soprattutto appunto delle startup, di professionisti in ambito ingegneristico ed informatico prima di tutto, anzi direi prima informatico e poi ingegneristico, in seconda battuta profili legati all'ambito dell'economia. Diciamo che il 2020, ma anche il 2021 sta confermando pienamente il trend, ha visto infatti fino ad oggi un boom di richieste per profili soprattutto digitali, cito degli esempi, quindi Big Data Manager, Growth Hacker, Digital Project Manager, Data Scientist, E-commerce Manager, piuttosto che profili di ICT, quindi CIO, ICT Operation Manager, sviluppatori, ma anche ingegneri elettrici ed elettronici, quindi programmatori PLC, progettisti. Tutte figure, tra l'altro, con retribuzioni direi decisamente interessanti sul mercato. Negli ultimi 12 mesi tu ci hai raccontato come hanno in parte cambiato le figure che si cercano, ma in realtà hanno completamente stravolto il mondo del lavoro, con cambiamenti che forse non si erano visti in decenni precedenti. In termini di selezione del personale, appunto, in aggiunta alle figure, quali sono i punti di attenzione, gli ulteriori elementi di innovazione che hai visto da questo tuo osservatorio privilegiato? Sì, diciamo un vero e proprio stravolgimento dell'approccio legato al recruitment, sia da parte di società di consulenza, ma anche da parte delle aziende all'interno della divisione HR. Innanzitutto la gestione di interi processi di selezione da remoto, qualcosa al quale non eravamo assolutamente abituati.
Questo ha reso necessario l'emersione di un approccio un po' diverso, cioè non più legato ad un'attività di selezione vera e propria, basata durante quell'ora di colloquio in cui ti siedi davanti a una persona e ne puoi analizzare tutta una serie di elementi, non solo di tipo tecnico, ma anche di soft skill legati appunto alla presenza personale, bensì un focus su un'attività di scouting precedente, o meglio, mi spiego, si arriva al colloquio già avendo fatto un'attività di selezione molto forte legata soprattutto a un'attività di ricerca di referenze. Chi arriva a colloquio oggi è una figura che ha già una serie di referenze sul mercato, per cui il momento del colloquio non è più un momento di vera e propria selezione, ma è solo uno dei momenti dell'intero processo. Quindi non più il più importante, ma uno dei momenti. Questo significa andare a focalizzarsi in modo importante sulle attività pregresse, più che appunto su questo solo momento dell'incontro, ed è un, diciamo così, un approccio molto nuovo che sicuramente prevedrà anche dei cambi grossi, sta prevedendo dei cambi grossi all'interno non solo del percorso di ricerca e selezione personale, ma anche dell'onboarding in azienda, soprattutto se non parliamo di figure particolarmente senior, ma di figure più junior, che indubbiamente dovranno utilizzare tutte le proprie skill legate alla capacità di adattamento e adattabilità per inserirsi correttamente nelle nuove strutture professionali nelle quali vanno ad entrare. Da quello che tu dici, sembra che proprio questa nuova situazione, che apparentemente ci ha reso più distanti, in realtà sta veramente rimettendo la persona al centro, anche perché tutta una serie di regole più tradizionali a cui eravamo abituati si sono completamente sgretolate. Tu ti aspetti che anche dal punto di vista delle imprese questi cambiamenti rimarranno? Quali saranno i cambiamenti che ci dovremo aspettare, soprattutto anche nel ruolo stesso di un manager, di una persona che nell'azienda lavora? Ma assolutamente sì, diciamo che le sfide degli ultimi anni, se pensiamo all'industria 4.0, alla digital transformation, ma soprattutto all'ultima appunto pandemia, hanno portato le aziende un po' di tutte le dimensioni a riflettere molto sia sulla gestione del tempo che sull'organizzazione del lavoro. Noi oggi parliamo quotidianamente, ormai in modo continuo, di smart working, ma ad oggi ci siamo già portati a quello che è la costruzione di quello che è il vero e proprio smart management, cioè una gestione legata appunto all'evoluzione, come citavamo prima, del contesto, che noi come Antes Group abbiamo poi sintetizzato in una sorta di nuovo modello organizzativo. In pratica abbiamo mediato dal mondo dei big data alcuni valori fondamentali, traducendolo in un modello che abbiamo chiamato 6V, quindi volumi, velocità, varietà, veridicità, variabilità e valore delle informazioni trattate, quindi prendendo proprio spunto dal mondo, come dicevo prima, dei big data. Esatto. Questi sono, questi termini rappresentano quelli che sono un po' gli ingredienti indispensabili secondo noi per uscire dalla crisi e per adattarsi a un contesto che è molto più competitivo e più globalizzato. Perché? Perché oggi anche il manager deve essere in grado di trarre dai dati le informazioni utili alla nuova gestione dell'azienda, che prima poteva, comprendere o sulla quale si poteva adattare anche semplicemente con uno scambio vis-à-vis con i propri collaboratori che gli erano seduti accanto. Sono tutti questi elementi che poi arrivano dai segmenti sempre dell'innovazione. La capacità quindi di leggere questi dati, oppure di saperli anche interpretare, ma anche di analizzarli in un volume importante, è qualcosa che un manager deve saper, secondo noi, realmente interiorizzare. Quindi capire che al di là di quelle che sono le competenze tecniche che si possano avere su una determinata funzione, ogni job title ad oggi si porta dietro un vero e proprio approccio interdisciplinare, indipendente dalla funzione stessa da essere ricoperta. Dallo smart working allo smart management hai coniato un nuovo termine. Sì. Questa serie si chiama Innovators Talks, dove si vive l'innovazione. E a proposito di mettere la persona al centro, vuoi raccontarci, Joelle, cosa significa per te vivere l'innovazione? Allora, a mio avviso, e ne parlo per esperienza personale, avendo vissuto noi stessi un'esperienza di remote working totale, che ha previsto poi un'innovazione nelle procedure, nei processi e nella mentalità, vivere l'innovazione significa capire davvero, capire a fondo come non esista nulla di più statico e fermo di un ruolo aziendale.
Soprattutto a livello manageriale dobbiamo assolutamente ripensare a quello che è lo sviluppo delle relazioni. Secondo me oggi innovare paradossalmente è anche un po' saper tornare alle origini, cioè a quelle che erano le nostre capacità e competenze di creare quello che è un network positivo. Ad oggi io quello che consiglio ad ogni manager è sedetevi al tavolo, ovviamente virtuale sicuramente, con tutti quelli che possono essere i vostri colleghi, piuttosto che figure colleghi, intendo colleghi di funzione al di fuori. Quindi costruiamo un network, costruiamo relazioni, sfruttiamo rapporti come quelli che possono essere dati da una scuola come la vostra, piuttosto che il mondo associativo, e proviamo ad aiutarci nel risolvere problemi complessi che stiamo fronteggiando tutti allo stesso modo, indipendentemente dalle dimensioni aziendali. Io quello che dico sempre è che il manager oggi vive un contesto che è come quello in cui si trova il pilota dietro una safety car, no? Siamo tutti allo stesso livello, non siamo più distanziati da un brand aziendale. Quello che è successo alla piccolissima azienda con 6 dipendenti è la stessa cosa capitata a chi ne ha oltre 2000. Prendiamo questa coscienza e sfruttiamola come potenziale anche per tutte le start-up e le piccole aziende che possono essere in grado di fare progetti meravigliosi anche in un momento di questo genere. Grazie a Joelle Gallesi per essere stata con noi a raccontarci i trend di evoluzione del mercato del lavoro. Nel prossimo episodio parleremo di moda e soprattutto di come è stato possibile rendere digitale la settimana della moda. A parlarcene sarà Sandro Bacan, Innovation Leader per l'Italia, l'Europa centrale e la Grecia di Accenture. Per seguirci e vivere l'innovazione insieme a noi, visita il nostro sito www.som.polimi.it/innovatorstalks oppure seguici sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Antonella Moretto dal MIP, la Business School del Politecnico di Milano. Innovators Talks, dove si vive l'innovazione.